Lorenzo Fava, prego. Mister, buonasera. Buonasera. È stato un buon Parma nel primo tempo, poi quasi come un momento sliding doors dal momento della sostituzione di Juric, è sparito un po' il centrocampo, è stata una casualità? Io credo fino al 67esimo, che è la partita dove rompe tutto, perché sul gol del 2-2 lì ci siamo disuniti e abbiamo perso un po' il campo, abbiamo perso fiducia e le energie erano di meno, però fino al 67esimo la squadra ha fatto quello che doveva fare, contro, creando tante occasioni, con caldo, con una situazione dove non c'era una partita di grande ritmo, anche perché loro ci aspettavano bassi, quindi dovevamo avere un po' più di pazienza, però fino al gol del 2-2 la squadra ha fatto è una sconfitta che brucia perché va oltre, siamo stati puniti veramente oltre misura. Le chiedo, i tre gol che sono arrivati, che sono stati subiti nel secondo tempo, sono delle gravi disattenzioni, alcuni individuali, forse il primo gol anche un po' di reparto, ne parliamo insieme, c'è una serie di movimenti, di azioni che magari... non le sono andati a genio, anche sul terzo gol, l'uscita di Som sul filtrante di Palumbo, oppure sono state solo delle ingenuità individuali, no, come è successo a Romagnoli? Ma analizzarle è importante, le analizzeremo un po' più nel dettaglio. Era una squadra schierata, eravamo in tutte e due le situazioni, eravamo schierati, eravamo dentro la nostra metà campo e poi alcune volte alcuni rimpalli ti possono girare per il verso giusto, ma noi veramente abbiamo, nella prima parte, credo nel primo tempo, dentro l'area sono arrivati in una punizione sul finale, il secondo tempo, a parte il gol che potevamo coprire meglio, difendere meglio quella palla, su palla laterale la linea deve ragionare in maniera diversa, però poi i due gol nascono veramente su alcuni rimpalli e incidenti di percorso, ma io veramente focalizzerei la prestazione e quello che abbiamo fatto per i 70 minuti, insomma fino al 2-2. Non è semplice giocare dentro la metà campo avversario, mantenere la palla, non rischiare, non subire neanche una ripartenza e creare più di 20 occasioni, ma comunque tante situazioni per poter far gol. La nota positiva di oggi direi che è la prestazione di Inglese, che ha fatto una gran partita, svariato su tutto il fronte offensivo. Sono mancati un po' i sostegni laterali, peccato l'infortunio di Miaila, che avrebbe dato sicuramente quella verve che lui ha, non abbiamo visto Mann e anche in fase di spinta la scelta di Ansaldi, le chiedo, la rifarebbe col senno di poi per dare più sostegno Inglese, rimetterebbe Ansaldi o preferirebbe magari un'altra soluzione tipo Tutino che era in panchina? Ma su Bob poco sarà il campo a parlare per lui. Bene che abbia avuto un problema al ginocchio, perché il vero cambio naturale in quel caso era Benek e il ragazzo non se la sentiva di affrontare un carico, quindi per così tanto tempo. Per me Ansaldi ha fatto una gran partita. Chiaro che lui è il minutaggio, è limitato perché la condizione sta crescendo, sta migliorando, ma comunque in ritardo rispetto agli altri, sapevo che avrebbe avuto comunque un termine durante la gara e ha fatto una partita di qualità nella gestione della palla, è un maestro. Io credo che Franco sia stato straordinario perché ha avuto il supporto, il gol al di là del gol, ma anche nella gestione continua a, anche oltre a fare assist, avere opportunità del gol, e forse in questo momento ne avrebbe bisogno lui perché per il lavoro che fa. Quindi il supporto c'è stato, Dennis chiaramente ci aspettiamo tutti sempre qualcosa in più perché è un giocatore che è di qualità ma riesce a fare anche le due fasi, quindi io sulla fase offensiva c'è poco da dire, bisognerebbe solo che per le occasioni che creiamo dobbiamo concretizzarle. Scusami, sono d'accordo con te che bisogna concretizzare le azioni, però quando troviamo una squadra che difende molto basso facciamo fatica nell'uno contro uno a saltare l'uomo, secondo me.
e questa potrebbe essere un po' la chiave per scardinare certe difese. Sì, ma poi alla fine siamo andati in vantaggio, credo, al 30° e comunque andare in vantaggio è che sul, abbiamo fatto gol, abbiamo avuto subito la forza di andare a ricreare il 2-0. Io credo che in questo momento, da quando sono arrivato, questo è quello che ho avuto la sensazione, tutte le volte noi siamo andati in vantaggio, bisogna avere ancora più forza per andare a ricercare il doppio vantaggio. Perché c'erano poi le possibilità sul discorso dell'uno contro uno, anzi noi ne abbiamo giocatori di qualità, oltre a parte Mihaila, Mann, Franco, insomma avere tre giocatori del reparto offensivo che sono forti nell'uno contro uno. Io invece oggi abbiamo palleggiato molto bene senza rischiare, senza prestare il fianco alla squadra avversaria, perché praticamente era dentro la metà campo. Ripeto, bisogna avere la forza, la convinzione che quando si è anche in vantaggio questa squadra deve pensare alla gestione, ma deve affondare il colpo. C'è in tutto questo primo parte di stagione, non solo oggi, sembra che ci sia una differenza fra un tempo e l'altro. Ti sei chiesto come mai? È successo a Genova, dove il Parma è stato bravo, come tu avevi detto, finita la partita, a tenere ferma la partita sul 3-2, a trovare il pareggio. E qui invece è stato un crollo lento ma costante. Penso anche alla partita con il Cosenza in casa. Un primo tempo regolare, un secondo tempo d'alto ritmo. E vedo tante partite anche delle squadre avversarie del campionato di Serie B mantenere il ritmo in questo momento per 90 minuti. E se vuoi mantenerli ad altissime intensità, questo un po' viene meno. Però queste due partite probabilmente possono lasciare quel segnale di dire, insomma, un primo tempo bellissimo, il secondo tempo rimane. Io invece oggi fino a un'ora la squadra ha tenuto, è stata bene in campo, l'ha saputo tenere, l'ha avuto quello che doveva fare. Col Cosenza invece è stato un primo tempo ritmo un po' più basso e il secondo tempo più alto. Ci alleniamo, lavoriamo per cercare di mantenere, ma l'obiettivo è quello di riuscire a mantenere questi ritmi per più tempo. Evidentemente anche ci sono dei momenti in cui uno può portare a casa il risultato anche mantenendo dei ritmi più bassi. Ecco, l'ultima domanda da parte mia. Oggi per la prima volta il Parma, il tuo Parma, non ha sfoderato quella determinazione, quella cattiveria, almeno, ma come si è visto alla tribuna. Anche il primo tempo ha giocato bene, però sembrava, come dire, in surplus, quasi un noblesse oblige e una facilità di gioco. A Genova, per esempio, la cattiveria ha fatto la differenza, anche in altre partite, in questo primo a Salerno, in Coppa Italia. Secondo te, non so, cos'è, un po' di stanchezza mentale, una difficoltà magari, il Genoa è il Genoa, la Ternana è la Ternana? No, non, voglio dire, non c'è stato quell'impeto per tanto tempo, però noi in alcuni tratti abbiamo avuto un impeto di mantenere il pallino, però quando si ha per così tanto tempo la palla, si fa fatica andare sopra sull'avversario, perché la palla praticamente riusciamo a gestirla anche in maniera che poteva essere accademica, un possesso accademico, però c'era anche una gestione e i ritmi li gestivamo, li mantenevamo noi con la palla, quindi quell'impeto fai fatica troppe volte a tenerlo perché gli avversari praticamente erano solo nella fase difensiva e ripartire. Io a volte sono anche il tipo di gara che uno deve fare, col Cosenza, il Cosenza ci ha tenuto un po' più sulle corde, però poi alla fine la Ternana ha vinto, merito a loro, c'è poco da dire. Francesca. Mister, dando un'occhiata all'infermeria di Mihaila, abbiamo già qualche notizia, poi chiedo come, se sappiamo qualcosa di Bernabé, come sta Charpentier e anche come stanno tipo Juric, che oggi è uscito prima del tempo, come sta la squadra? Su Mihaila, bello, gli accertamenti ci saranno in questo momento, quindi Bernabé poca cosa, diciamo, quindi io credo in questi giorni potremo gestirlo per portarlo poi per la gara prossima, e Charpentier è in una fase diversa,
Juric mi ha chiesto il cambio, ma nulla, non ha avuto nessun tipo di problema. Collega, aspetta Carlo, c'era il collega. Mister, buonasera, Vincenzo, buonasera. Bellino, Football News 24. Lei alla vigilia aveva parlato della Ternana come una squadra dotata di qualità e anche aveva parlato di malizia, e quella malizia lì che lei ha descritto per la Ternana è un po' mancato al Parma, sia nel primo tempo dove forse l'1-0 sta anche stretto al Parma per le occasioni create, e poi dopo il 2-2, prima del 3-2 della Ternana, dove il Parma poteva creare dei pericoli nella retroguardia avversaria, invece dopo il 2-1 d'Inglese i pericoli dalle parti degli Annarilli sono arrivati pochi. Sì, io credo che in alcuni momenti la Ternana alcuni giocatori ha un'esperienza un po' diversa, io credo che lì non credo sia mancata tanto la malizia, in quei frangenti invece è mancata la voglia di andare a rifare un 3-1 che avrebbe messo una partita su un binario diverso. Questo è, perché è vero, abbiamo fatto subito il 2-1 e abbiamo tenuto la gara sui ritmi, però le partite vanno affrontate in maniera diversa in quel momento, in quei frangenti, perché è vero che non avevamo subito nulla a parte il gol in 70 minuti e non c'erano avvisaglie, non c'era pressione da parte della Ternana, però poi alla fine loro in quei casi sono stati bravissimi a sfruttare quegli episodi a loro favore. Grazie. Carlo. Mister, buonasera. Buonasera. 6 gol subiti in 2 partite, è normale che il suo gioco offensivo porta, no, a scoprirsi un po' di più, e quindi però c'è la consapevolezza di dover lavorare maggiormente sull'assetto difensivo da qui in avanti? No, assolutamente, su questo non è una questione del gioco offensivo e dire andiamo all'arma bianca, questo assolutamente no, è una cosa che mi fa rabbia. Con il Bari avevamo preso gol in ripartenza e ci può anche stare, oggi eravamo praticamente 3 gol schierati con la squadra dentro la metà campo, non è una questione di... Sicuramente dobbiamo migliorarlo il numero, fa rabbia perché 3 gol subiti pesano, mi piacerebbe vedere anche qualche gol in più visto le considerazioni e le occasioni che creiamo. Questo è vero che con poco gli avversari ci fanno gol, ma noi per fare gol dobbiamo creare troppo, quindi questo è il bilancio, sicuramente va gestita, va affrontata in maniera diversa alcune situazioni e un atteggiamento difensivo, perché oggi potevamo fare, ma siamo stati puniti, ripeto, per me, oltre i nostri demeriti. Lei ha dimostrato di essere molto bravo a lavorare anche sulla testa dei giocatori, no? Ha ricreato un gruppo, una mentalità, diciamo, vincente. Come si riparte adesso per evitare che sorgano nella mente, soprattutto dei giocatori che c'erano l'anno scorso, questo fantasma del passato, no? Il fantasma di aver paura di vincere, di non riuscire a vincere? Questo è un po' quello che, insomma, sui fantasmi bisogna giocare a calcio, bisogna lavorare, insistere, domani siamo ancora sul campo, lavoriamo, facciamo il nostro lavoro cercando di farlo sempre al massimo, meglio, correggendo gli errori che commettiamo, concentrarsi su quello che è il nostro compito e continuare a lavorare. Non ci sono grandi segreti, non ci sono grandi alternative se non quella di focalizzarsi sulle cose che sappiamo fare e che sanno fare i ragazzi. Il passato sì, deve avere un peso, ma noi dobbiamo essere concentrati e i ragazzi li voglio pronti perché me l'hanno dimostrato, l'hanno fatto vedere che sono in grado di farle certe cose. Ultima domanda. Sì, mister, buon pomeriggio. Io desideravo un attimo focalizzare il discorso ancora su Dennis Mann per questo motivo. Giustamente il Parma ha al suo arco tante frecce importanti da centrocampo in su. Lui è un giocatore che tecnicamente ha grandi qualità. Parlavamo prima dell'uno contro uno. Tante volte quest'anno, a parte la prima partita, lo vediamo fin troppo altruista, appoggiare sempre il pallone, difficilmente cerca, come dire, di affrontare l'avversario. Oggi ad esempio c'è stata una situazione dove si è liberato splendidamente per andare al tiro, poi ha appoggiato il pallone largo, credo, per Ansaldi. Ecco, a parte il discorso caratteriale, cioè un giocatore che con le qualità che ha mi piacerebbe a me personalmente vedere più,
più determinato. Deve sbloccarsi un po' da questo punto di vista, cioè anche riuscire magari ad avere più fiducia nell'uno contro uno, più di quanto ha avuto nelle ultimissime partite? Ma la fiducia è la chiave di tutto, la fiducia la devono avere, devono continuare ad averle, ho fiducia nel ragazzo, deve continuare a lavorare, perché anche la sua è stata un'alternanza, lavorare quindi anche nella condizione, giocatore che ha già anche a voi ha fatto vedere che è in grado di fare delle cose in velocità e di nell'uno contro uno, nella rifinitura. E lì il vero, la chiave è proprio lì, capire quando affondare il colpo per creare superiorità con un dribbling, oppure capire quando giocare per il compagno. Ma su questi sono dettagli tecnici che evidentemente riguardano me, e l'obiettivo è quello di lavorare in quella direzione per farlo rendere, perché è chiaro che quando abbiamo in alcuni momenti in quella situazione, in quella mattonella, da lui si aspetta sempre qualche giocata di qualità. Perfetto, grazie a tutti. Buonasera.